Grazie Presidente, io penso che purtroppo il primo punto all'ordine del giorno, lei non può procedere all'approvazione e alla discussione perché è monco di un passaggio importante, in quanto praticamente viene violato l'articolo 147,7 che nelle funzioni di Presidente della Commissione Vigilanza, Presidente, ho detto fin dall'inizio che volevo pormi, come è stato più volte riconosciuto, come soggetto e luogo di approfondimento delle questioni, ma soprattutto il rispetto del regolamento. Il comma 7 recita testualmente, e leggo non perché non ricordo, ma perché ho paura di sbagliare, che la Commissione di Vigilanza esamina gli atti contabili dell'Ufficio di Presidenza, trasmette eventuali osservazioni alla Presidenza del Consiglio e in caso di persistente dissenso riferisce al Consiglio regionale. Non mi sono stati inviati gli atti, quindi le chiedo di rinviare, se vuole poi posso andare oltre e possiamo andare anche tecnicamente più a fondo. Lei oggi non lo può portare quest'atto, però Presidente io le dico, questa è una condizione che scaturisce fuori da un atteggiamento che naturalmente, siccome non c'è più interlocuzione, se ci fosse stata interlocuzione, che non è una parolaccia, è un qualcosa di utile. Il regolamento è chiaro, non si tratta di parere ma di esame degli atti contabili. Quindi la parte tecnica adesso le risponde, intanto le dico quello che penso io se lo vuole sentire. Le dico che lei ha il diritto di avere gli atti dell'ufficio di presidenza, lei però oggi è chiamato ad approvare il bilancio di previsione, non è l'assestamento del Consiglio regionale e nel caso avrebbe, diciamo, presumibilmente se non ragione di sostanza, comunque di forma, perché se le si devono mandare delle carte le si devono mandare. Ritorniamo al punto 1, il bilancio. Il collega Mariani sostiene che il provvedimento dovrebbe essere rinviato ai sensi del comma 7 dell'articolo 147. Allora, che la Commissione di Vigilanza deve esaminare gli atti contabili dell'Ufficio di Presidenza siamo perfettamente d'accordo, se non gliel'hanno mandati glieli manderemo tutti quanti insieme e ci scusiamo perché non gliel'abbiano mandati. Quello che noi stiamo votando però è il provvedimento, il bilancio di previsione del Consiglio regionale, che non è un atto contabile dell'Ufficio di Presidenza. Adesso non è che voglio passare da fesso, no? Se non è un atto contabile il bilancio di previsione triennale dell'Ufficio di Presidenza... Collega Mariani, ma perché vuole per forza farmi dire una cosa che non ho detto? Non è un atto contabile dell'Ufficio di Presidenza. Lei... Facciamo i bravi. Lei, io capisco bene perché poi, leggendo bene anche quello che andremo noi ad approvare, approviamo una nuova posizione da dirigente, a cui faccio gli auguri, che è naturalmente anche presidente di una fondazione. I grandi eventi si spostano dal controllo dell'ufficio di presidenza e finiscono appunto sotto altri tipi di controlli, cioè tutto scientemente organizzato e messo in campo per far sì che l'ufficio di presidenza e tutti quelli che siedono ai banchi dell'opposizione da parte sua non contino più nulla. Allora se lei vuole trasformare quest'aula con forzature e che a colpi di macete come un'aula dove lei deve procedere per dimostrare che lei governa l'aula, ha sbagliato proprio l'atteggiamento. Io andrò avanti, quindi chiedo agli uffici che la cosa venga appunto rinviata, il punto venga appunto rinviato perché le mie ragioni sono fondate. Auguri perché abbiamo un nuovo dirigente e abbiamo delle nuove competenze per il Festival d'Annunziano, Festival della Transumanza, Notte dei Serpenti, il Festival dei Popoli Europei non saranno più oggetto di controllo da parte dell'Ufficio di Presidenza ma da parte della Fondazione, di cui il Presidente appunto ha il doppio ruolo anche di dirigente o capo gabinetto del suo ufficio. Va benissimo.